Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in un mio nuovo video. Ci siamo lasciati pochi minuti fa. Ho leggermente cambiato l'outfit e ho messo gli occhiali perché altrimenti non vedo cosa devo leggervi. Nel video precedente ci siamo preparati insieme per questo momento, perché oggi vado ad aprire il calendario dell'avvento di Essence DIY Do It Yourself. È veramente molto carino, si presenta come una lettera da parte di Babbo Natale, no, da parte del Polo Nord, pianeta Terra, nella galassia della Via Lattea. Ecco, qua vediamo francobollo, è veramente carino. Essence ha avuto un'idea veramente nuova, ecco, nuova, ha avuto un'idea nuova. Quindi adesso lo apriamo insieme. Fortunatamente da nessuna parte del calendario, non so qua, è scritto piccolo, per me è uguale a zero perché non vedo, e non ci sono spoiler neanche sotto. Speriamo che sia tutto integro. Qui ci sono due caselline, Santa come me si chiama, ispezionato da Santa Claus e controllato due volte. Adesso lo andiamo ad aprire insieme. Che emozione, ad agosto, settembre, scusate. La scatola non è riciclabile, è cartone molto leggero, si piega tutto. E andiamo a vedere insieme il contenuto. Lo devo appoggiare. Allora, i numerini si presentano così. Da 1 a 24. Sono dei colori molto molto tenui, color pastello, e sembrano dei francobolli, come se fossero dei francobolli alcuni. Comunque troviamo tutti i giorni dall'1 al 24, e sono degli adesivi con cui chiudere le bustine che vengono incluse nel calendario Do It Yourself, che sono queste. No, ma sono un amore, guardate. Cioè, si può scrivere anche per chi, abbiamo, vediamo se sono tutti uguali. No, non sono tutti uguali. Quindi, cominciamo da questa. Si presenta così, col fiocchettino. E lo canta. 25 dicembre. Come? Ma non arriva al 24? Ah no, vabbè, 25 dicembre, tutte sono così. E da questo lato, Peace and Joy, troviamo la scritta Peace and Joy, con sempre il simbolino della francatura, come se fossero spedite. E quindi sono così, alcune sono così, ok, altre invece sono con tutti i pacchi regalo sulla busta. E poi c'è lo spazio per inserire il nome a cui volete regalare il pacchettino da un lato, mentre dall'altro ci sono tutti i regalini sulle buste. E poi altre, questo è come se fosse, appunto, oggi io ti auguro, come se fosse una lettera inviata a Airmail Santa, se c'è pure di Essence. Qua, e invece da questo lato c'è Happy Holidays Christmas Delivery, consegna di Natale, felice, felici feste. Mentre l'ultima, che poi è quella che mi è venuta per prima, ha dei fiocchi di neve e un regalino sulla busta, mentre dall'altro lato abbiamo scritto We Wish You a Merry Christmas, Merry Christmas, e poi diciamo lo spazio per inserire il nome a cui è indirizzata la lettera. È un concept veramente veramente molto molto natalizio, secondo me è simpatico e è nuovo. Le buste chiare così con questi colori molto chiari sono diverse da tutti gli anni. Dentro poi troviamo nel foglio con tutti i prodotti e gli ingredienti, credo sì, gli ingredienti dei prodotti. E poi troviamo la bustina che contiene tutti i prodottini. E qui ci sono tutti i prodottini.
Ora io appoggio e andiamo a vedere insieme. Allora, troviamo una lima per unghie. Sì, anche confezionata, c'è anche la carta, la pellicola protettiva. Fa sempre comodo, quindi ben accetta. E anche non è mini, è in taglia extra, extra large, quindi fa sempre comodo. Troviamo una limetta, poi troviamo... questo è graditissimo, la famosissima cipria di Essence Brighten Up. Questa è veramente graditissima. Allora, andiamo a pescare. Questo è lo, ce lo dirò a voi prima, è lo Good Stuff 3 in 1 Face Mist. Idrata, fissa e rinfresca. Al con estratti di watermelon, di anguria. Proviamo. Si sente il profumo di melone. Poi andiamo avanti e troviamo, ci sta, Better Than Gel, un top coat. Quindi un top coat, ci stanno gli smaltini. Top Seller Eye Gloss. Quindi lucida, ah, ok, fa da top coat, è lucida, è trasparente. Poi proviamo uno smaltino nero per Halloween, visto che abbiamo saltato, siamo già, che da settembre passiamo a Natale, non lo so, non mi sa tanto di Natale, però uno smalto nero della linea Shine Lasting Glow di Essence, ovviamente di Essence, se il calendario di Essence, quindi Shine Lasting Glow nero. Poi c'è qualche smaltino, devo dire, c'è qualche smaltino. Allora, questo è un altro prodottino che è contenuto nel calendario. Andiamo a vedere insieme cos'è. È lo Good Stuff Face Mask. È una maschera, lenitiva e rigenerante al cetriolo, con acqua di cetriolo, c'è scritto. Ditemi se... sbaglio, cocombe dovrebbe essere il cetriolo, non lo so, ha l'acqua di cetriolo, quindi una maschera per il viso, troviamo anche skin care. Andiamo avanti. Nail Art Effect Foils. Io non adopero molti prodotti per le unghie, quindi dovrebbe essere prodotto che dà questo effetto sulle unghie. Lo apriamo così, tanto per capire, cioè la chiusura, toschetta, vediamo un attimo. È semplicemente una carta che crea, guardate, questo effetto, va a creare questo effetto, credo, sulle unghie, non so bene cos'è. Se voi conoscete questo prodotto fatemi sapere, sì, si attacca, step 1, step 2, step 3. Probabilmente sarà una carta adesiva, non lo so, non lo conosco questo prodotto, quindi fatemi sapere se voi lo conoscete, se lo sapete. Ok, tutto, diciamo che ci sono molti molti prodotti per le unghie, qui ci sono appunto, c'è una confezione di unghie, click and go. Quindi si clic, si incollano e vai. Comunque c'è anche questa, clic e vai. Poi altri prodottini per le unghie, anche se questi sono carini, secondo me anche sono degli adesivi e sono in rilievo, quindi sono carini eventualmente da utilizzare anche per il trucco vicino agli occhi, perché sì, sono in rilievo, sono carini, sono dorati, quindi ci sta sul Natale, ecco. Non so se li vedete, facciamo così, questi sono tutti, anche da utilizzare sì come trucco gli occhi, volendo. Smalti, allora, sempre della linea Shine Last and Go, c'è un altro smaltino, non so, non hanno molto di Natale,
Ma secondo me perché ancora siamo in estate, quindi un po', diciamo, è un percorso che va dall'estate, ad Halloween nel tempo, fino ad arrivare al Natale. Qui c'è un altro smaltino, sempre della linea Shine, Last and Go. Ecco, un po' rosellino. Allora, vi dico, diciamo, le colorazioni non ve le dico perché non le vedo. Se riuscite a leggerle voi, questa è quella rosa. No, questa la vedo, è 77. Forse pure questa vedo, quella rosa è 76, 70, non lo so, ditemi voi. 46, black is black. Oh, questo è un regalo graditissimo. Sono tre mini sponge. Io stacco tutto qui. Sono piccoline, molto molto carine. Sempre in colori pastello, diciamo, che si rifanno un po' ai colori, stavo volando, ai colori, ecco, c'è ai colori del petto, diciamo, c'è questo rosella, questo rosa molto chiaro, questo celeste molto chiaro pastello e il lilla. Quindi questo è un regalo veramente graditissimo, questo sì, perché non se ne hanno mai abbastanza. E sono comode comunque per il contorno occhio, almeno io mi sono trovata bene. Quindi grazie, questo lo accetto molto molto volentieri. Poi una maschera per le sopracciglia che io avevo comprato, ma non mi ricordo, devo dire, ho utilizzato ma non mi ricordo, diciamo, se ho visto dei benefici. Comunque questa è skincare, ed è un regalo gratuito, grazie mille, grazie. Questo mi piace. Clean and Strong. Indovinate un po'. Un altro smaltino, un altro prodotto per le unghie, un altro smaltino. Clean and Go. Il claim dice che dovrebbe rendere le unghie più forti, dure in una settimana. Quindi questo è un prodotto tra lo smalto e la Night Care. Poi troviamo un prodotto per le labbra, plumping, quindi per impolpare. Questi prodotti sono ottimi di Essence, almeno Yuga li porta, questo nello specifico non lo so, ma di questa linea Yuga li porta. Il colore sembra per lago, sembra un rosa per lago. Ora lo apriamo e vediamo se è un rosa per lago. Questo è il colore. Sì, infatti, eccolo qui. Qui si vede. Quindi dà questo tono leggero alle labbra e in più è il plumping, una specie di lucida labbra. E è cremoso, è cremoso. Poi troviamo un rossetto semi matte numero 21. Vediamo se ha il colore. Questo è chiuso, sigillato. È un nude rosato, un nude rosato che su di me diventerà fucsia praticamente. Praticamente questo è Extreme Lust, una base coat, ovviamente già ci sta, c'è il top coat lucido, la base, quindi la base, il top coat e gli smaltini, e tre smaltini fino ad abbiamo trovato 4 3 di questa linea e uno che rinforza e rende le unghie più forti in una settimana. Poi andiamo avanti. Oh, 24 Ever Bold Volume e Mascara. Come se io fossi piena, però è aperto. Però sono 24 ore, ha una durata 24 ore, però sono felice di trovare mascara. Bold Volume. E quindi a questo punto apriamo, vediamo un attimo.
Lo, ecco, questo è uno scovolino che mi piace molto, è molto simile a quello di Lush Princess, è la forma, quindi piccolino, è sempre nella somero, quindi qua finalmente possiamo, soprattutto queste, possiamo pettinarle bene. Sono molto felice di aver trovato questo, non l'avevo neanche mai provato, bold volume. 24 ore di tenuta. Poi abbiamo un Easy Brush Liner, un eyeliner. Apriamolo, è un eyeliner, questa è la punta. Vediamo la scrivenza, ottima, linea sottilissima. Mi piace, un eyeliner, grazie, questo mi piace. Poi una matita labbra Essence Soft Lip Pencil, numero non si sa, Soft Lip Pencil, ma dovrebbe essere, io non vado bene perché mi arriva il riflesso della luce, per questo mi sposto sempre di qua, perché qua c'è la luce. Lip Pencil dovrebbe poter essere, proviamo, facciamo questa combo. Allora, scrivenza rilascia subito il colore, non ho pressato, questo è il colore, ma credo che sia più indicato per contornare questo. Esattamente, anziché, quindi questo, esattamente, è proprio la combo, perché il rossetto mi sembra un po' più scuro, un po' più scuretto, molto più scuro, quindi diciamo che la lip pencil è in combo con questa. Anche se c'è un altro rossettino, sempre semi matte, numero 25, ecco qua, andiamo a vedere questo, perché potrebbe anche essere questo, e forse è questo invece, vediamo, proviamo, ma insomma sembra un po' più scuro, però forse si può utilizzare con tutti e due. Diciamo che con una lip pencil possiamo fare questo e quello. Poi un altro mascara che, ah ok, quindi questo è, dov'è? Questo era bold, grassetto, questo invece defined, volume, quindi vanno insieme, prima metti questo e poi, o prima metti questo e poi metti questo. Vediamo lo scovolino. Ah, questo è un po' più cicciottello, quindi prima forse metti questo e poi con quello le pettini, perché sennò siamo quasi alla fine. Bronzed This Way Eyeshadow Palette. Ok, quindi una palette occhi con uno specchio, non vorrei, ecco, e i colori sono questi. Ci sono questi shimmer che sono meravigliosi, soprattutto quello dorato. Quindi abbiamo una palettina Bronzed This Way, non so se qua dietro c'è qualcosa che è un numero, un nome, belle parole. E poi abbiamo I Like The, non so come si pronuncia, Maui It, un'altra palettina sempre di questa linea. Ah, questi sono colori freddi, sempre con uno specchio. Che significa Maui? Non posso neanche guardare io il cellulare lì. Non so come si pronuncia e non so che significa. Se lo sapete voi, ditemelo sotto. Aiutatemi.
E i colori sono questi. Bellissimo questo colore qui. Wow. C'è uno shimmer fumo di Londra questo qui. Mentre questo qui è un colore molto bello, particolare. Oh, grazie Essence. Grazie mille di queste due palettine. Sono travel friendly, quindi te le prendi e te le porti. Lo avvicino, ma sicuramente ci sarà il nome della palette. E quindi sì, dai. Certo, ci sono. Non c'è più niente. Ti faccio vedere. E vuole. C'è più niente. Vuole, tutto vuole. Quindi sì, a parte uno, due, questo non l'ho capito bene, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 prodotti per le unghie. Voglio dire, però questi possono essere utilizzati per il trucco. Questo non lo so. Questo che rende effect foils, non lo so. Questi o te li metto, te li metti. Dico, alla fine quelli trasparenti io a volte li metto, quindi va bene, sia top coat che base coat. Questo per rinforzare le unghie, però già è coloratino. Comunque dico va, gli smaltini si possono creare anche delle opere d'arte alla fine. Quindi abbiamo 2, 4, 6 smalti, 2 rossetti semi matte, 2 mascara della stessa linea, uno definisce l'altro grassetto, annerisce. Poi per le labbra abbiamo un lipstick plumping per latino, una lip pencil che può essere utilizzata anche con il rossetto semi matte, un prodotto, una maschera per le sopracciglia e una maschera per il viso e lo spray fissante per rinfrescare, idratare e fissare. Scusate, avevo dimenticato un prodotto per un altro, 10 prodotti per le unghie ci sono, una lima, poi le spugnette e la cipria, pensavo fosse la mia perché non l'avevo conteggiata, dov'è? Perché pensavo fosse la mia, eccola qui, insieme a tutto questo bordello che c'è qua sopra, pensavo fosse la mia, quindi una cipria graditissima e 2 palettine. Ho dimenticato qualcosa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ma che cazzo l'ho fatto questo quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. E l'eyeliner era messo lì in mezzo a tutte le matite, pennelli che ho, quindi non lo vedevo. E quindi questi sono i prodottini di questo calendario dell'evento di Essence, do it yourself, o sarebbe fallo da te, fatelo da solo, direbbe The Lady. È carino, è stato carino, sì, ci sono un po' troppo per i miei gusti. Se io parlo sempre, qualunque cosa, qualunque review, qualunque recensione faccio, ovviamente io espongo sempre solo il mio punto di vista, secondo le mie esperienze, i miei gusti, il mio tipo di pelle, quindi io parlo sempre solo per me. Per i miei gusti ci sono un po' pochino, un po' troppi, diciamo, prodotti per le unghie, ma magari qualcuno che è appassionato di unghie le fa, ci lavora, diciamo, se ne prende cura molto di più di quanto faccio io, è ben contento o ben contenta. Quindi sono molto contenta per i prodotti per la skincare, diciamo, c'è stato un mix secondo me tra makeup e skincare, ci sta qualche prodottino skincare anche da provare, perché io per esempio la linea e lo staff non l'ho mai provata, quindi sono contenta di avere qualcosina. Io sono molto contenta, è sempre un'emozione aprire i calendari dell'avvento.
Spero che questo video sia stato utile per voi, informativo, che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, che vi abbia regalato qualche sorriso. E noi ci vediamo in un prossimo video con un altro calendario dell'avvento. Ne ho acquistati tre, questo lo abbiamo fatto insieme, ne restano altri due. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, lasciate un like, che per me è importante, perché fa capire a YouTube che questi video sono apprezzati, che vi piacciono, quindi magari li ripropone, e mi fate capire anche che vi è piaciuto il video. Se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, perché è gratis. Noi ci vediamo allora al prossimo video, al prossimo calendario. Vi auguro una buona giornata. Ciao!